Radioattività con Diego Fusaro. Lampi del pensiero quotidiano. Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. Vi è a ben vedere un punto che più degli altri davvero non torna nella narrazione epidemiologica dominante. Un punto su cui tutti dovremmo avere l'onestà e il coraggio di riflettere seriamente, a debita distanza dalle rassicuranti ideologie dominanti e dalle verità inerziali che vengono diffuse senza sosta dalle centrali dell'informazione. Il punto problematico riguarda il fatto che certe misure, che normalmente sarebbero indicate e combattute come proprie di un dispotismo senza anima, divengano lecite e anzi doverose se presentate come tali da garantire la salute. Pensateci attentamente, riflettete con serietà su questo aspetto. In questo anno e mezzo, molto di ciò che era stato combattuto in passato e che davvero mai avremmo voluto tornasse, come ad esempio quel divieto di assemblea che fu già delle leggi fascistissime, è tornato. Non solo è tornato, viene accettato, giacché, si dice, serve a proteggere le vite. Se ne può dunque inferire che un dispotismo può e deve essere accettato se serve a proteggere le vite messe in pericolo dal virus? Si deve ritenere che la democrazia sia inefficace per combattere un'emergenza epidemiologica e che dunque, in caso di emergenza epidemiologica, si debba mettere tra parentesi la democrazia? Si può realmente ritenere che ciò che viene combattuto allorché imposto da una forma liberticida e oppressiva di potere debba poi essere accettato di buon grado quando è imposto con il placet dell'esperto in camice bianco che asserisce serve a contenere i contagi? La verità è che, grazie all'emergenza epidemiologica realmente esistente, si è trovato il modo per scassinare le democrazie dall'interno. Voglio dire, per decostruire le democrazie un pezzo dietro l'altro, senza incontrare resistenza, di più ottenendo consensi e debite gratitudine da parte di quei cittadini che tutto l'interesse avrebbero a contrastare la distruzione in atto della democrazia e che invece l'accettano di buon grado, dicevo, dacché ritengono che ciò sia benefico in quanto serve a proteggere le vite nel tempo dell'emergenza epidemiologica. Così è oltretutto spiegato il motivo, altrimenti sfingico, per cui si insista tanto, direi quasi a tambur battente, sul fatto che l'emergenza non finirà, o che alternativamente ne sopraggiungeranno di nuove più letali. Proprio ieri la dottoressa Ilaria Capua, secondo quanto riportato da Yahoo News, diceva che arriverà presto una nuova pandemia. Se lo stato d'emergenza diventa infinito, mutandosi in nuova normalità, ebbene infinita diventa anche la sospensione della democrazia. Sospensione della democrazia che si rovescia essa stessa in nuova normalità. Ne segue un ulteriore paradosso davvero degno di nota. Chi come un tempo si batte per il recupero delle libertà e dei diritti viene avversato come un nemico della salute pubblica. Non viene certo celebrato come un oppositore del regime liberticida che si è instaurato. Così si spiega inter alia lo sciocco uso giornalistico della peraltro decontestualizzata categoria di negazionismo. Con la categoria di negazionismo si sposta immediatamente l'asse della discussione del tema politico della lotta per la libertà al tema medico-scientifico e più precisamente al costrutto di pura ideologia scientifica secondo il quale è lecito e anzi doveroso per combattere un virus sospendere la Costituzione e i diritti fondamentali. E questa è l'ideologia basica del nuovo ordine terapeutico. La chiamo Covid-ideologia. È l'ideologia in virtù della quale, si dice, per garantire la sicurezza della vita occorre, in caso di emergenza epidemiologica, limitare i diritti e le libertà costituzionali. Radioattività con Diego Fusaro.